Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui sul nostro canale. Io sono Chiara di Wellness with Chiara R. È una settimana che manco da YouTube, lo so, scusatemi, mi ero scusata sulla pagina di Facebook. Per chi non mi seguisse giù, trovate il link ai miei vari social network. Mi sono scusata, ma davvero non avevo trovato il tempo per girare dei video. Di solito sono abbastanza brava perché ne giro più di uno in una giornata, li edito e poi li programmo, però le scorse settimane sono state veramente devastanti da un punto di vista di impegni e privato. Ma torno col parlarvi del SANA, il Salone Internazionale del Naturale e del Biologico. Ormai penso che un po' tutti sappiate cos'è questa fiera internazionale e un po' tutti abbiate già visto dei video inerenti a questo tema, perché un po' tutte le youtuber hanno fatto vedere il loro bottino. Io vi parlerò un po' di come mi sono trovata. Per me questo è stato il terzo anno di presenza e quest'anno mi ero organizzata per andare a Bologna in fiera due volte, in due giornate, in particolar modo sabato 10 settembre, lunedì 12 settembre, e ci ho visto veramente lungo. Perché dico questo? Perché secondo me quest'anno un giorno non era assolutamente sufficiente per vedere nemmeno a grandi linee quello che avevo intenzione di vedere, ovvero il beauty e l'alimentare. Il primo anno, quindi 3 anni fa, andai e riuscii a vedere un po' tutta la fiera con tranquillità, anche se in maniera un pochino grossolana, perché non mi ero fermata a parlare tanto con molte aziende. Il secondo anno io ero andata principalmente per l'area alimentare, poco per il beauty, quindi ero riuscita a gestirmela bene anche in questo caso, mentre quest'anno volevo proprio dividere le giornate: una giornata per il beauty, una giornata per l'alimentare. Poi in realtà per il beauty è stata una giornata e mezzo, perché sabato sono arrivata in fiera e il primo stand che ho visitato è stato quello di The Gap, ovvero Be Well Cosmetici Professionali Laboratoire, che comprende la linea Corpo Beauty, linea Natura, Alghe Guelm e soprattutto la Cosmesi e Makeup The Gap. Sono andata a visitare immediatamente questo stand perché partecipavo come star vlogger per un contest. Il contest consisteva in parlare in un video flash di alcuni loro prodotti, dopodiché il video veniva pubblicato in seduta stante sulla loro pagina di Facebook e votata dai follower. Ovviamente io non ho vinto il contest, ma poco importa, io non avevo partecipato con quel fine, ma avevo partecipato perché mi sembrava un'iniziativa veramente molto molto carina e che mi poteva dar modo di farmi conoscere all'azienda e ai suoi follower come quella che sono, ovvero una persona sorridente, una persona spontanea, solare, sincera, e così spero di essermi presentata. The Gap ha una linea basic, tra virgolette, ma completa di make-up, dalla base agli ombretti viso, i blush, il mascara, i rossetti liquidi e i lucida labbra. In particolar modo loro mi hanno omaggiato per il contest della cipria compatta. A me loro piacciono come packaging perché mi ricordano molto il packaging di Vaux. Quindi sono cartonati con dietro le certificazioni che hanno preso e gli ingredienti, quindi l'INCI, e mi hanno mangiato anche di un rossetto liquido e di un lucida labbra trasparente. Il lucida labbra trasparente è questo qui, come vedete sono proprio piccolini, e il rossetto è un bel rosso ed è il, c'è scritto, no, comunque è proprio rosso, ah, orchidea. Liquid Lipstick 06 Orchidea, mentre l'altro lo 01 di Anung, che poi è trasparente. Al SANA loro hanno presentato la loro nuova linea di skincare e a me ha colpito in particolar modo perché in ogni prodotto hanno inserito tantissimi principi attivi funzionali, ma soprattutto li hanno recuperati da piante o frutte quasi dimenticate, come la pera cocomerina
o il fico d'India o l'olio di oliva di Parma, delle zone di Parma. Cioè, io sono di Parma e la prima cosa che ho detto: dove stanno gli alberi di olivo a Parma? Perché da me è tutto fuorché quello. Penso di aver capito dove si trovano, ma non propriamente in città, ecco. E mi piacciono proprio perché ricercano questi principi attivi in frutte o piante quasi dimenticate per valorizzare molto il territorio appunto italiano. Il prodotto che mi ha colpito di più è stato lo scrub maschera, quindi un prodotto 2-in-1, molto delicato come effetto esfoliante, ma mi piace l'idea di poterlo lasciare in posa per farlo ben agire, quindi avere l'azione purificante e lenitiva e poi sciacquarlo via. Con i tempi di oggi che si ha un pochino sempre di fretta, avere un prodotto buono, funzionale, secondo me è il top di gamma. Dopodiché, sempre sabato, mi ero diretta da Alchemilla e loro mi hanno omaggiato di una bella bustina, di una bella shopper in semitessuto, ecco, insomma, non so cos'è, cotone, con all'interno tutta una serie di campioncini che non vi farò vedere perché sono campioncini legati ai loro prodotti per capelli, viso, corpo, insomma quelli che bene o male un po' tutti conosciamo. Lo stand di Alchemilla mi è piaciuto perché era la versione gigante dello stand dell'anno passato. Assomigliava a un magnifico viale alberato, però molto funzionale, perché all'interno di questi due viali, alla fine, c'erano delle postazioni molto funzionali per loro che dovevano accogliere rivenditori, quindi potenziali clienti, ma anche noi blogger. In più, a quest'anno avevano due postazioni make-up, se non sbaglio, in cui ci si poteva far toccare da delle make-up artist e quindi provare su campo i loro prodotti, anche perché a breve, fra qualche mese, usciranno blush, ciprie e fondotinta compatti nuovi di pacca di Alchemilla. Però per ora hanno tutto puntato su questa linea, che è la glicolica. Come lo dice la parola stessa, è una linea a base di acido glicolico ed è composto da un trattamento antimacchie ed è una fase da 3 giorni o 30 giorni. Il trattamento antietà, che ha una fase 3 giorni, 30 giorni e 60 giorni, e un trattamento antismagliature, fase 3 giorni e 30 giorni. Quindi hanno buttato fuori veramente una linea molto molto ricca. E poi il loro prodotto di punta, secondo me, sono state le 3 maschere in tessuto, una per pelli grasse, una per pelli sensibili e una per pelli mature, e le saponette. Allora, devo dire che le maschere in tessuto ormai sono il trend di stagione, si riprendono un po' le tradizioni orientali e poi veramente sono di gran moda, fondamentalmente sono di gran moda. Non so se le loro saranno funzionali o meno, ma credo che siano un prodotto comunque interessante, innovativo, soprattutto in campo cosmetico bio. Sto cercando se ci sono nel Defian le maschere da farvele vedere, ma non credo. Linea viso, pagina 21, un Defian meraviglioso. Voi non avete idea di quanto sia bello, ma proprio bello questo Defian. No, non sono all'interno del Defian, però all'interno del Defian ci sono i saponi. Profumazioni estremamente delicate. Insomma, hanno buttato fuori veramente tantissimissimi prodotti, il signor Alchemilla. Saluto Paolo e Michele, che sono sempre gentilissimi e accoglienti. Ci siamo fatti anche una bellissima foto ricordo, come avrete avuto modo di vedere. Sono andata anche a trovare gli amici di Via Officina Toscana, che mi hanno omaggiato di questa magnifica shopper, che penso sia quella che regalavano quest'estate con una promo. Molto comoda, perché poi qua dentro ho messo tutto quello che ho ricevuto dall'azienda o che ho acquistato,
e da loro fondamentalmente ho ricevuto qualche campioncino. Ho visto la grande novità, che appunto è lo scrub corpo al melograno. Anche questo è un prodotto quasi due in uno, perché fa anche un effetto di detergenza nel momento in cui si massaggia lo scrub nella zona detersa, nella zona inumidita. Quindi è un prodotto che vuole essere un 2 in 1, che si va ad affiancare all'altro scrub corpo. Profumazione delicata, l'azione comunque si sente con questi microgranuli, che in realtà sono più microgranuli dati dallo zucchero, dal melograno e da altre cosucce. Sono passata poi a vedere le novità di Nakomi. In realtà io Nakomi non ho mai testato niente, quindi sono andata con gran gioia a snasare i burri di scrub. Quello che mi aveva colpito era lo scrub al caffè, perché viene venduto in una confezione che ricorda molto il caffè delle torrefazioni. E anche a livello di marketing loro in realtà hanno giocato molto su quello. La persona con cui ho parlato è stata veramente molto gentile, perché mi ha presentato la loro azienda, Angela si chiama, e mi ha dato poi la possibilità appunto di girovagare per lo stand in piena tranquillità. Come è stata molto cordiale la persona con cui ho parlato dallo stand di Pura Vida Bio, che è un'azienda diciamo medio-alta come prezzi, perché i loro prezzi partono dai 30 euro in su, e hanno tutta una linea di prodotti per la cura del viso. Mi avevano molto molto attirato, sono sincera. I loro nuovi prodotti, che usciranno però tra un pochino, soprattutto la maschera viso. Comunque tutti i loro prodotti hanno all'interno ingredienti di alce nero. La particolarità è questa: tutti ingredienti di provenienza alce nero, gluten free, con certificazione ICEA e confezioni 100% riciclabili. Sia da Nakomi che da Pura Vida non ho richiesto, ma non ho neanche ricevuto alcun diciamo campioncino, ma spero poi di avere in futuro l'occasione di acquistarli e testarli, questi prodotti. Sono andata a salutare, ecco, quello che vi volevo dire è che il Sana, soprattutto il sabato, io ero tornata a casa con la sensazione di aver combinato poco, di aver visto poco, poche novità, di aver visitato pochi stand. Ma perché? Perché di fatto ormai è il mio terzo anno, ed è anche quasi fra un pochino il mio terzo anno per il blog, quindi ormai un pochino certe aziende le conosco. E quando le vai a trovare, soprattutto durante questi eventi, è sempre bello soffermarsi un pochino di più, ed è anche piacevole, o comunque non ti pesa il fatto di dover far coda per poterci parlare. Perché alla fine quello che ti torna indietro è molto di più della semplice spiegazione della linea nuova che vanno a presentare. Ed è quello che io ho riscontrato sabato. Io sono andata a salutare con gioia determinate aziende, quali per esempio The Officina, Chemilla, The Gap, che di viso mi hanno conosciuto in questa occasione, ma è un po' di mesi che ci sentivamo, Veleda e altri. E ho ricevuto un gran calore, una grande accoglienza, sorrisi, disponibilità, che penso che ormai siano quasi in disuso in altri ambienti, in altre circostanze. Quindi alla fine sì, è vero che forse non ho visitato tutto il padiglione 36, né tra sabato né tra lunedì, però ho portato a casa forse molto di più di quello che tangibilmente si potrebbe vedere. Sono passata a trovare Veleda, che ormai conosco dall'inizio della mia avventura qui sul web, quindi da 3 anni, ed è 3 anni che ho l'occasione di rincontrarli proprio durante questa fiera. Mi hanno mangiato di questa bellissima shopper, ditemi quanto ne è bella, mamma mia, mi piace, e di qualche prodottino che avevo provato in mini size, tranne uno che non ho mai provato in vita mia, e dell'olio per il trattamento delle cuticole,
che avevano presentato giusto giusto l'anno scorso al Sana. Mi hanno mangiato anche di un trattamento 7 giorni alla rosa moscheta, che immaginate la mia contentezza quale sia, e dell'olio trattante al melograno, che è favoloso per l'inverno, e anche del Benadoron, che è un olio per la microcircolazione. Qualche campioncino ovviamente, l'opuscolo, ma soprattutto il notiziario numero 100 di Veleda, che è un giornalino che tratta argomenti bio, ovviamente, molto interessante. Io pian piano lo leggerò e se troverò degli argomenti interessanti che vi possano piacere, sicuramente li condividerò con voi con veramente grande gioia. Sabato poi sono andata a sbirciare il meraviglioso gigantesco stand di Puro Bio. L'anno scorso era una cosa mignon, quest'anno era gigante, con queste applicazioni floreali, questi gran fiori, anche perché sabato c'era un evento con la presenza di Reda, Red Flower, e di Pavone Cosmetics, Valentina Pavone. Due ragazze meravigliose, gentilissime, solari, disponibili, che veramente è stato un piacere incontrarle. Reda la prima volta l'ho conosciuta proprio in occasione del Sana di 3 anni fa, perché presentava la sua linea di cosmesi. Mentre Valentina l'ho conosciuta proprio quest'anno e devo dire che sono due ragazze della porta accanto, ecco, veramente molto molto disponibili. E per l'occasione Puro Bio ho mangiato un po' tutte di questa bustina con una foto ricordo che è stata scattata insieme a Reda e Valentina Pavone con la Polaroid, qualche campioncino di BB cream e fondotinta, e una matita per occhi che per me è la matita viola. Sono stata felice di aver ricevuto la matita per occhi viola, perché uno probabilmente ne avrà acquistata una breve di matita viola e poi a modo per provare i loro prodotti di make up. Loro hanno presentato le novità natalizie, che comunque non erano disponibili in vendita al Sana, e sono in particolar modo queste che usciranno proprio per Natale. Sono due pennelli per gli occhi, uno per il viso, in particolar modo per stendere i fondotinta o le BB cream liquide, un mascara, 6 nuovi ombretti, un loose powder, questo qui che è un primer, e poi i nuovi rossettini. In particolar modo a me piaceva il numero 2. Stand molto carino, sono state anche molto molto gentili e cordiali le ragazze con cui ho avuto modo di parlare pochi minuti, perché lo stand di Puro Bio era stracolmo di gente sia sabato che lunedì, quindi più di tanto non ho avuto modo di approfondire il discorso. Sono passata a trovare i signori di Volga Cosmetici, l'azienda di cui vi avevo parlato grazie alla collaborazione con Francesca di Naturalmente Bella. Sono passata a trovarli solo per dirgli: amo alla follia lo scrub Maradosso, cioè alla follia. Ho parlato con la signora e lei insomma mi ha ascoltato, ha visto il mio entusiasmo, mi ha fatto girovagare per lo stand. Avevano appunto a disposizione gli scrub, i burri corpo, le meduse, e mi ha omaggiato di una medusa, questa qui, a base di mirtillo e ambra, ed è un sapone adatto per tutto il corpo, tra cui anche il viso, indicato anche per le pelli sensibili e i bambini, che proverò prossimamente. Molto molto particolare, perché vedete è proprio così, poi è morbidosissima, ha una profumazione fotonica. Lei ha detto che è una profumazione molto forte, doveva piacermi, quindi ha detto: snasala un po', poi dimmi se ti piace che te lo mangio. Io ho detto: sì, amo i mirtilli. Mentre passeggiavo tra le vie del padiglione, mi aveva catturato l'attenzione un discorso della signora Marina dell'azienda Biomarina, e quindi mi sono fermata. Senza rendermene conto, io mi ero trovata all'interno di un discorso che stava facendo un gruppo molto
folto di blogger e youtuber. Non parlo di blogger e youtuber famose, quindi i nomi non li so, e parlava un po' dei prodotti, dell'azienda, anche in un discorso molto ampio, quindi mi aveva molto catturato più che il discorso, il suo modo di coinvolgere. Magicamente mi sono trovata in una foto di gruppo. In realtà la signora Marina sono andata a trovarla anche lunedì per ringraziarla, per chiedere un qualcosina in più sui prodotti, e lei sabato in realtà mi ha omaggiato di questo prodotto, che è uno scrub corpo ai sali del Malmorto, confezione da 350 grammi. Per me è la prima volta, è la prima volta che proverò un prodotto di Biomarina. Sono molto curiosa e sono molto contenta che mi abbia regalato, omaggiato di uno scrub corpo, perché io sono folle, ma amo la follia scrub viso e corpo e maschere viso. Poi mi sono formata dal colorato stand di Do Brasil, che a dispetto del nome è un'azienda italiana, solo che i prodotti li ricava appunto dal Brasile. Qui mi hanno mangiato di questa piccola pochettina con qualche campioncino, abbiamo parlato un pochino, abbiamo scambiato qualche chiacchiera, mi hanno spiegato che appunto è un'azienda italiana, del perché e per come prendono determinati ingredienti dal Brasile. Sono stati veramente molto disponibili. Poi mi sono fermata in questo stand che è Gala Cosmetici. Gala Cosmetici è un'azienda che ha sotto di sé ben tre marchi: Bionova, Delidea e Bioeppi. Cosa che io non sapevo. La ragazza mi ha illustrato tutte le nuove linee e anche qui sono stata gentilmente omaggiata di una crema corpo, la Sensual Body Lotion 1001 Notte. Più che altro io ero rimasta stupita proprio del fatto che questi tre marchi fossero sotto una stessa azienda, perché io non lo sapevo. E in particolar modo a me piace molto Bionova, credo che sia un'azienda di cui se ne parli poco, ma che abbia veramente dei prodotti buoni. Per esempio, quello che mi ricordo che mi è piaciuta tantissimo la loro crema mani, perché idratava, nutriva a fondo. Io l'avevo provata in un periodo, penso autunno-inverno, e lasciava le mani asciutte con un profumo di buono, di pulito. Poi sono andata a trovare gli amici di Elan, cosmesi di laboratorio. Elan non è un'azienda completamente bio, completamente naturale, però ha molti prodotti comunque validi, interessanti. Loro hanno presentato una nuova linea, ve la faccio vedere, che è quella che poi io, cioè, girando per lo stand, io mi sono fermata così. E quando mi si è avvicinata una ragazza ho detto: tu non lo sai, ma io amo la follia alla vaniglia. Ed eccola qua. Hanno presentato una nuova linea, è un trio di vaniglie, sono tre vaniglie differenti, che sono state mixate con altre tre cosine. Allora, c'è la vaniglia Oolong, idratante rivitalizzante, la vaniglia Cashmere, morbida e avvolgente, la vaniglia Verveine, tonica ed effervescente, proprio a scalare di potenza, diciamo, di profumo. Mi ha mangiato ovviamente del Deplian, le brochure e qualche campioncino, giusto per poter provare le tre nuove fragranze, e anche qualche campioncino per l'uomo di casa. È stato molto molto gentile. Anche Biofficina mi ha mangiato di una crema dopo barba per l'uomo di casa. Sono stati molto gentili a pensare anche a lui in entrambi i casi. Poi, allora, ecco, una cosa un pochino particolare che mi ha stupito è stato che c'era la presenza di Bottega Verde. Allora, Elan, l'Occital, sì, Bottega Verde, Guam, l'Erbolario non sono marche bio e naturali. Hanno però dei prodotti con ottimo NINCI, non tutti,
hanno dei prodotti, ho detto. Quello che però mi ha subito è proprio la presenza di un grosso stand di Bottega Verde, che poi tu ci passavi davanti e la signorina ti lanciava in mano questa borsa con dentro semplicemente la loro brochure per acquistare prodotti e due campioncini, in particolar modo l'eau de toilette violetta, che io conosco, il trattamento viso riparatore dopo sole. Cioè, tu passavi te la lanciavano in mano. Ho sentito anche che è stata molto contestata dalle beauty natural blogger la presenza di questa azienda, però bando alle ciance, loro hanno pagato come tante altre aziende l'area e si fanno pubblicità. Però sì, anche io sono rimasta un po' così, perché Bottega Verde non c'entra quasi niente, no, con il bio e il naturale. Però anche loro hanno comunque dei prodotti con buon inci, come per esempio i burri labbra. Sono passata a trovare gli amici di Dottor Organica, anche loro li conosco da diverso tempo, amo diversi loro prodotti. Mi hanno mangiato di qualche campioncino vario, della loro brochure per la nuova linea e di un lip balm, questo qui. In particolar modo loro hanno presentato come nuova linea di punta, ve lo faccio vedere se lo trovo, comunque degli stick per l'aromaterapia. L'aromaterapia di solito ci si approccia attraverso degli oli essenziali, dei diffusori d'ambiente, un qualcosa che implica il fatto che dobbiamo essere nel nostro ambiente. Loro hanno pensato a uno stick con un roll-on che possiamo portarci in borsetta, quindi quando siamo in viaggio, a lavoro, eccetera, studiato per ogni esigenza, e ritengo che sia, secondo me, una cosa abbastanza interessante, perché in ogni modo ritengo che sia un'innovazione. Eccola qua, linea aroma ball con 8 fragranze, questa qui. Particolar modo c'è, no, è troppo piccola. Antistress, concentrazione, diet remind, energizzante, breathe easy, lavanda terapia, quindi rilassante, travel easy e easy, quindi sempre per la concentrazione. Anche loro molto accoglienti, molto gentili, molto avvolgenti, mi hanno fatto visitare con calma tutto il loro meraviglioso stand, anche perché Dottor Organic in realtà è poi è legato anche a Optima, e anche loro avevano diversi nuovi prodotti. Sono passata, anzi mi sono fermata e solo per dire mi piace quella linea lì dalla Vera, che mi ha mangiato poi di qualche sample, e io mi ero fermata semplicemente per dirgli che la linea Sensitive a me piace, la loro crema mani della linea Sensitive e il lip balm. Mi sono passata dagli amici dell'erbolario, io ci passo ogni anno perché il loro stand è meraviglioso. L'unica parola che vi posso dire per descrivere la loro decisione di sdoppiare lo stand e creare un percorso guidato in un labirinto è elegante, emozionante ed elegante. E un pezzettino di quel percorso ve li ho messo nel video, diciamo solo fotografico, che avete visto qualche giorno fa, ve lo lascio qui nella i da cliccare. Emozionante, un percorso guidato dove la persona si immergeva nella sfera maschile e femminile alla scoperta delle loro due nuove linee, che sono per l'uomo al ginepro nero e per la donna allo smantu. L'avrò pronunciata male, lo so. Mi hanno mangiato ovviamente degli opuscoli, del catalogo nuovo, dei braccialetti con le profumazioni dei loro prodotti, e anche qui di qualche campioncino, semplicemente per poter provare a casa con più calma la reale profumazione. Soprattutto mi hanno mangiato qualche prodotto sempre per l'uomo di casa. Le persone che trovate nello stand erbolario sono sempre molto 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 disponibili. Poi sono passata a trovare, io ve le sto raccontando molto a random, però
sono tutte aziende che ho, con cui mi sono fermata a parlare davvero per tanto tempo, tra sabato e lunedì. Ve le sto raccontando un po' così. Lunedì ho conosciuto gli amici di Estera. Loro presentavano allo stand del Sana la loro nuova linea viso che è a base di calendula. La profumazione è molto molto delicata, quindi non è invasiva. Ve la faccio vedere nell'interezza tutti i loro prodotti, questi qua. E mi hanno detto che soprattutto l'acqua micellare sta avendo grande successo perché strucca davvero benissimo, toglie i residui di trucco e sporco benissimo senza pucciare agli occhi. Loro mi hanno mangiato di qualche sample, di qualche punto campioncino, in particolar modo legato ai capelli, perché avevano visto il mio entusiasmo verso shampoo e balsamo. Quando io soprattutto abbiamo avuto un discorso anche qui molto interattivo, e quindi è stato per loro facile poi orientarsi e regalarmi questa bustina con catalogo e qualche campioncino. Devo dire che un po' tutte le aziende dove sono andata, alcune a salutarle, altre a presentarmi, sono sempre state molto gioviali, molto, molto cortesi, molto di ricche parole, perché veramente molte hanno investito tanto tempo nel presentarmi le loro linee e io l'ho apprezzato perché non è da poco. Come anche sono andata poi a curiosare le novità delle erbe di Janas. Chi è che non conosce le erbe di Janas? Le erbette ayurvediche e le erbette tintorie. Loro hanno presentato tantissimi prodotti per i capelli, per il viso e gli elisir, frutto di 3 anni di lavoro e di ricerca. Hanno creato questo stand piccolino, ma che aveva una cosa in particolare magnifica che mi aveva attirato, ed era la ricreazione di un loro angolo di Sardegna, ed era tutto con materiale vero. Semmai poi vi lascerò una foto da vedere. Anche qui mi hanno presentato un po' tutti i loro prodotti, mi hanno lasciato l'opuscolo e a momenti saranno disponibili sul mercato. Un po' meno cortesi e gioviali sono stati quelli di Guam, peccato, anche perché loro per la prima volta hanno presentato una linea bio, dal viso, corpo, profumi, che è poi questa, Natura Biosense. Questo è l'opuscolo incartonato che poi pian piano guarderò con calma, spero poi più avanti di poter provare qualcosa, appena vedrò qualcosa in vendita nelle varie erboristerie della mia città. Lunedì ero andata, e quindi lunedì ho investito del tempo, stavo dicendo perso per quello che ho fatto le virgolette, in realtà ho investito anche lunedì del tempo nel padiglione 36 del Sana, padiglione dedicato al beauty, perché avevo appuntamento con Alma Briosa, perché loro presentavano una nuovissima linea che sarà a settimane in vendita. Alma Briosa è un'azienda giovane che io ho conosciuto 3 anni fa, perché avevo acquistato un po' ad occhi chiusi la loro fitopomata Ventec, che è una fitopomata studiata per chi ha problemi alla microcircolazione venosa. E per me è la pomata top of the top del mondo bio in assoluto, e forse non solo, perché veramente quella mi aiuta, quella fa quello che deve fare. Ah, finalmente! E gliel'ho detto in tutte le salse, in tutti i modi, perché cioè, top of the top. E loro hanno presentato una nuovissima linea che è la Wonder for Skin, composta da burro viso rigenerante, maschera viso illuminante, olio bifasico nutriente, doccia schiuma equilibrante, balsamo labbra rigenerante. L'olio bifasico nutriente per il corpo, non è per il viso. Cosa mi ha colpito a me? Allora, a parte il burro viso rigenerante e il balsamo labbra rigenerante sono tutti prodotti vegan, perché a parte loro due, perché hanno all'interno la cera d'api.
però hanno tutti prodotti di origine naturale e biologica e sono straricchi di principi attivi, in particolar modo di oli di vinacciolo, argan, sacia inci, jojoba, mandorle, girasole, rosa moscheta, tamano, burri di karité, mango cacao, strati di vite, tè verde, elicrisio, argilla rossa, betonite, aloe, cera d'api e olio di pompelmo. Il prodotto che mi ha colpito più in assoluto è stata la maschera viso illuminante, quella che voi la vedevate nello stand e dicevate, oh mio Dio che schifo, perché il colore non era propriamente invitante dopo poi giorni di presenza sotto le luci dello stand, però mi aveva colpito perché sì, sentivo già che poteva far per me. Ed è una maschera viso illuminante a base di argilla rossa, betonite, olio di rosa moscheta, vinacciolo, estratto d'uva e foglie di vite, olio essenziale di pompelmo che è quello che dà la profumazione della maschera. Badate bene, le profumazioni ai prodotti naturali sono sempre molto leggere, suavi, difficilmente sono asfissianti e stancanti. E mi ha colpito perché per la prima volta si pensa ad una maschera viso illuminante, purificante, non a base di argilla verde ma a base di argilla rosa, che quindi va bene anche per quei visi un pochino più problematici, un pochino più sensibili, a cui tirava la pelle con l'utilizzo della maschera dell'argilla verde. Quindi mi aveva colpito per quello. Come poi mi ha colpito molto l'olio bifasico, devo essere sincera, soprattutto perché si asciugava velocemente sulla pelle. Loro però qualche mese fa avevano presentato anche delle altre linee, la Supreme che è per pelli esigenti, vi voglio far vedere proprio le linee. La linea cosmetica con le proprietà di tè e caffè per il benessere dei 5 sensi, so che sono linee nuove. Poi hanno altre linee, la Fito Alveare, l'Alma Baby, le collanine di Ambra, molto interessanti, e le Fito Pomate, Fito Shampoo. Io con loro collaboro, ho da parte dei prodotti della linea 4 bacche da utilizzare che ho ottenuto proprio per l'autunno, e quindi al di fuori di una conoscenza da cliente inizio ad averla un po' come blogger. Mi hanno mangiato i 3 bustine di campioncini in più di un prodotto che Giulia mi ha detto è top per te che sei sportiva, che è la mousse idratante corpo al tè verde e caffè verde. Perché è una mousse, si presenta come un prodotto liquido, voi lo shakerate con l'air press, lo spruzzate, della spalmate, vi giuro, io ho provato tutto lì sullo stand, quindi sono sensazioni del momento, si asciuga subito, la profumazione è delicata, mi è piaciuto perché è un prodotto veloce, è veloce da utilizzare, da applicare, se si è di corsa, che sia in palestra o se ha proprio fretta, ma poi quello che mi interessa è che ha un'azione sgonfiante e idratante, che non è poco per un prodotto di questo genere, per una mousse, ecco, per un prodotto, sì, di questo genere. Io avrei anche da parlarvi di padiglioni alimentari, il video sarà un pochino più snell, però penso che lo farò in un secondo step. Cosa vi voglio dire? Io ho fatto vedere anch'io il mio, tra virgolette, bottino, ma in realtà non era un modo per dirvi ho ricevuto questo, questo e questo, era per dirvi che uno, per ringraziare tutte le aziende che hanno investito del tempo con me, perché comunque ognuna di loro ha investito da un minimo di 15 minuti a quasi un'ora, cioè veramente straordinari. Avete tenuto il sorriso e la pazienza per 4 giorni, secondo me non è da poco. Vi voglio dire che se siete appassionati di beauty, soprattutto di bellezza naturale e di alimentazione sana, equilibrata e naturale, questa è una fiera da visitare almeno una volta nella vita, ma visitarla con curiosità, senza sentirsi spronati nel chiedere e pretendere prodotti in omaggio come ho visto fare da 3 anni a questa parte, perché secondo me lì non vai oltre. Io mi sono sempre approcciata, soprattutto quest'anno,
con la curiosità che mi contraddistingue. Io ho la curiosità di un bambino, vado lì, tocco, snaso, annuso, poi mi si avvicinano timidamente e mi dicono: hai bisogno di informazioni? Certo, me ne puoi dare, hai tempo, perché se non hai tempo aspetto, come ho fatto per esempio da Maternatura, che ha presentato una nuova linea di 5 creme mani con delle profumazioni molto accattivanti. Anche lì ho aspettato, era uno di quegli stand stracolmi di blogger. Io ho fatto la mia coda, mi sono provata le creme mani, le ho usate, ho sentito il perché e per come hanno deciso di cambiare, rivoluzionare le loro, tra virgolette, vecchia crema mani. Ho fatto qualche foto e me ne sono andata. Secondo me un po' in tutte le fiere bisognerebbe andare così, con occhi curiosi, con pazienza, con voglia di conoscere, 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 ampliare un po' le proprie vedute, andare con una mente molto, 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 molto aperta. Poi bisogna, insomma, ognuno di noi siamo diversi, bisogna vedere un po' i nostri interessi quali sono. Sana per me è stata anche un'occasione appunto per rivedere i titolari di molte aziende con cui ero in contatto, di conoscere degli altri, ma soprattutto di vedere e conoscere nuove persone, persone con cui mi ero sentita magari fino adesso solo via Facebook o via email, come per esempio Francesca della Bioprofumeria Naturalmente Bella e di suo marito, che mi hanno fatto in parte compagnia lunedì, di Chiara che è una blogger ma mi segue anche, che mi ha fatto in parte compagnia con suo marito sabato. Poi ho conosciuto altre ragazze che mi hanno fermato perché mi seguivano. È stato veramente stancante come esperienza, ma molto bella, molto ricca. Adesso così vi ho buttato un po' lì un po' di informazioni, quelle che mi venivano in mente, perché ho il cervello, i neuroni stracolmi di informazioni che mi sono state date, di emozioni. Però pian piano farò ordine, ne parlerò qui sul canale, ne parlerò su Instagram magari con delle foto e sicuramente farò degli articoli appositi sul mio blog, perché voglio dedicare a ciascuno di questi prodotti la giusta attenzione. Come sempre, come sapete, la mia più sincera opinione. Io spero con questo video di avervi semplicemente tenuto compagnia, perché non so quanto possa essere utile l'ennesimo video sul Sana, ma spero comunque di avervi coinvolto con il mio entusiasmo in questa esperienza. Io vi mando un mega bacio, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!